Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mindtest Ita! Dovete scusarmi, ho un po' di mal di gola, quindi mi turba un po' il parlare, ma niente di particolarmente grave. Almeno spero. Se muoio, chiamate qualcuno. Nel frattempo, meanwhile, mentre sono stato assente e non ho caricato altri episodi di Mindtest, ho creato tutto quello che è necessario per la nostra farm. Come potete vedere, ho creato dei node breaker, node detector, deployer, delayer, maze con eccetera eccetera, con il maze che avevamo e e ho utilizzato un autocrafter in pratica per fare tutto, soprattutto quelli che necessitavano di i picconi eccetera eccetera. Ho utilizzato l'autocrafter, così mettevo soltanto dentro gli ingredienti e non ci perdevo troppo tempo. È stato stra utile. Inoltre, nel frattempo, qua sotto sono andato a sistemare un pochettino la cavistica. Come potete vedere, ho posizionato i cavi per ogni singolo albero, ho messo gli adjustable vacuum pneumatic tube, ho messo i sorting, ho messo gli altri sorting qua per evitare che vada persa la roba, ho messo tutti i tubi e via dicendo. Tra l'altro, ho realizzato dopo che avessi messo questo in basso, sarebbe stato più. Ah, ok, ha preso da quell'albero là, deve essere cresciuto un albero là. Perché credo che abbiate visto che è sceso giù un sap, cioè ha preso un sapling e l'ha mandato giù. E wow. No, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che sta droppando dei sapling giù sotto, credo. Ah, sì, ok, sì, si è bloccato perché l'ha preso probabilmente prima, l'ha aspirato prima e non riesce a posizionarlo nel deployer perché non, cioè, non esiste ancora. E quindi, boh. Ho messo tutto fin laggiù, quindi ora c'è da fare il lavoro sporco in pratica, quindi c'è da prendere quello e andare a piazzare tutto. Il problema non sarà tanto per i node breaker quanto piuttosto per i deployer e i vari cablaggi qua. Allora andiamo a prendere tutto quello che ci serve in questo caso e andiamo a costruire il necessario. Allora, se facciamo che possiamo effettivamente iniziare dai node detector e piazzare i node detector accanto a ogni blocco di albero. Tra l'altro ho messo delle ceste di oro qua in fondo in modo che appunto siano soltanto là che si depositino i. Credo che si sia buggato anche qua un sapling, mi è sembrato di vedere. Dicevo, l'ho messa solo là perché è molto più comodo piuttosto che non metterne tante e via dicendo. Allora, ho detto facciamo delle ceste, ma che siano delle ceste grandi, che siano capienti. Allora ho messo quelle di oro, così non dovremmo avere troppi problemi. Se per caso poi ci fossero dei problemi, si vedrà soltanto vivendo. E qui dovremmo esserci. Spero che siano stati piazzati tutti dritti. Dovrò poi configurare ognuno di essi con il codice necessario per eliminare quell'albero, quel tipo di albero. Fare il circuito sottostante e piazzare tutti i vari node breaker. È un lavoro un pochettino lungo, ma è necessario perché così finiremo
finalmente la nostra farm. Disperavo tantissimo del poterla fare, ma invece sembra che ce la faremo perché. Alla fine le mod del mese hanno risolto davvero molto la questione, in più lo stare AFK ha risolto davvero un sacco. E quindi davvero grazie a quella mod e davvero grazie a chi l'ha suggerita è stato possibile arrivare a fare una farm così ampia con così tanti node breaker. Altrimenti sarebbe stato assolutamente impossibile, perché farmando così poco mese era una cosa ingestibile, completamente ingestibile. Allora andiamo a fare la fila dei pini invece, dove appunto arriverà probabilmente la maggior parte del nostro farming qua di legname, anche perché sono molto più alti e quindi ci daranno molto più legno ognuno. Oltre che no, oltre che è un Kaiser. È comunque il legno che utilizzeremo di più probabilmente. Scusate se sbadiglio un pochettino, ma sono un po' stanco ed è un po' tardi, ma ci tenevo a farvi comunque avere un video per il prossimo, cioè per questo sabato che è praticamente dopodomani. E quindi sto facendo il possibile. Allora, riguardiamo soltanto un attimo qua come funziona il wiring. Allora, abbiamo bisogno di rompere sotto l'albero e poi fare un giro di allora, quello è cos'ha, cos'ha e poi là sale su, semplicemente. Mi sa di sì. Sale su accanto dove c'è il accanto dove c'è il delayer, quindi qua dietro sale. Ok, dobbiamo fare quindi qua, qua, qua. E qua. Ok, perché ho bisogno di mettere questo qua. Ottimo, impostarlo a 4, vediamo se riesco a posizionare il cablaggio là sotto senza doverci andare. Ok. E dovrebbe esserci tutto. Mo, poi qua sopra sale, come sale standard così, vero? Mi sa di sì. Poi ci sono tutti gli altri che adesso andremo a verificare un attimo. Ma intanto andiamo a occuparci di questo discorso, diciamo. Ok. 1, 2, 3, 4. Sperando tra l'altro che il mese combasti, perché non ne ho un'infinità. Se non altro dovrebbe essere rimasto ancora un pochettino di mese. Forse me ne è rimasto uno stack. Non è molto, ma diciamo che è comunque tantissimo per la media di quanto ne avevamo prima. Allora, 1, 2, 3, 4. E anzi che qua non abbiamo bisogno dell'acqua perché nelle altre farm, essendo che c'è bisogno anche dell'acqua, ci va davvero pure più tempo. Ok, vediamo, dovrebbero essere attivi tra l'altro. Sì, questo è attivo. Ok, sono tutti attivi per il fatto che riconosce l'albero. Almeno abbiamo anche una prova del 9 per verificare se effettivamente tutto è regolare oppure no. 1, 2, 3, 4. Ok.
Ma mi sa che noi ci vediamo tra un attimo quando finirò di fare questo pezzetto qua, che tanto ormai avete capito come funziona. Ciurma, è tornato il giorno e ci siamo pian pianino. Allora ho iniziato, sto piazzando pian piano i Node Breaker, qua ho messo anche il deployer là sotto. Dobbiamo andare a fare il cablaggio verticale, che richiederà davvero tipo tutto. Allora, vediamo un po' là com'è che era messo. Era messo che ce n'erano due qua, no? Così. Così. Ma là toccava sotto. Tipo così. Tipo così, esatto. Poi. Uno così. Uno cos'ha? Uno sopra. È davvero molto complicato tutto ciò, eh? Mi sa che dovrò fare un sacco di ponteggi qua in giro. Qua, poi è qui e qua. Poi uno così. Qua. E su, poi di qua e di qua. Perché quello è più alto? Ho sbagliato a contare? Mi sa di sì. Ok, dovrebbe essere a posto, vediamo un attimo. Dovrebbe funzionare ora questo. Allora, prendiamo un sapling e si vedrà. Voilà. Ma allora, mettiamoci al lavoro su questo. Se sbagliamo anche i blocchi, però porca miseria. Allora, via 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 via. Ok, qua sotto dovrebbe starci il nostro caro bel deployer, a cui ecco, dovrebbero arrivare già i sapling. Ottimo, 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 ottimo. Dovrebbero andare tutti giù. Mo, allora, uno, due, tre. Aia! Nel cibo c'è, sì, c'è. Allora. Ok, facciamo che già iniziare a salire. Mi sa che serviranno molte più mesi con verticali di quanti non ne abbia fatti in partenza.
Allora, poi 1 e 1-2. Pausa. 1 e... Uno, due, ma questo va girato. Uno, due, un, due, tre. Allora, quindi uno e un altro, poi il cosillo qua. 1 e 1, 2, 1 e 1, 2. Giriamo questi. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ottimo. Pezzetto così. Ok. E così ci siamo. Vediamo se piazzare un altro albero serve. Ah, ce l'ho già là, gli alberi. Ottimo. E diciamo che ci conviene andare a... come mi ero bugato. Ci conviene... Vabbè, qua si raccoglie più tardi. Ci conviene andare a far riparare il cacciavite perché è la cosa più fondamentale di tutto questo. Perché se i Notebreaker non sono a posto, siamo nei guai. Intanto sfruttiamo il nostro pulsantino di produzione. Vediamo se ci... Ecco qua, 1200, ottimo. Mi sa che conviene mandarne 4 di cose perché qua consumerà un po' di energia. Intanto dobbiamo raccogliere fuori i pezzetti di mese che vengono dalle piantine a cristallo. E intanto andiamo a vedere se per caso qui è finito. Secondo me no, però proprio per niente, è stra super mega lento. Non me lo ricordavo così lento. Possiamo iniziare intanto a fare altri lavori per i prossimi alberi. Allora, tanto i primi... è cresciuto un albero ed è stato farmato. Ottimo, vuol dire che questi stanno funzionando. E ha rotto tutto. Benissimo. Benissimo, benissimo. Allora, qua andiamo e... piazziamo il deployer e la terra sopra. E poi facciamo lo stesso nelle altre zone. Allora, 1, 2, 3. Ok. Togliamo anche quest'albero. Già finito? Strano, era piccolino. L'ho messo, ovviamente, sbagliato. Sto dicendo, ma che strano, ho quasi finito i Note Breaker. In realtà non è per niente vero, ho semplicemente
Quasi finito uno stack, un primo stack di Note Breaker. Ma non li ho finiti. Per nulla, altrimenti sarebbe una cosa alquanto grave. Allora, un po' di dirt per salire su in cima. Questo sarà una roba fenomenale, avevano una farm così potente e sarà proprio una svolta epocale, a mio parere. Mi sa che alcuni sono stati toccati là, però come The layer. Bisognerà vedere un attimino cosa è successo. E magari sistemarle un po'. Perché in realtà potrebbero non essere necessari, ma ho sempre paura che metta l'albero prima che venga tagliato del tutto. Può essere un pochettino un casino perché certe volte c'è quell'attimo, diciamo, di lag per cui rimani fregato così, più che altro per un problema non tuo. A qua non li ho messi, stupido che sono. Perché non mi avete detto? Perché ovviamente. Come facevate a dirmi niente? E niente, il discorso è che così via, cioè nel senso continuerò, se non all'infinito quasi, a piazzare questi blocchi, fin tanto che non mi rompo l'anima, e niente. Questo è davvero quanto c'è da dire. Scusate se sono tornato indietro, ma perché mi ero completamente dimenticato che era necessario dormire perché era notte. E vorrei a questo punto salutarvi. Ci vediamo nel prossimo episodio. Vi chiedo un attimo scusa se questo è venuto un po' breve, ma ho dovuto lavorarci parecchio per costruire tutto. E in più in questo periodo ho un po' esplorato il server su cui si andrà probabilmente a fare il multiplayer a partire dalla prossima settimana. Tra l'altro, il giorno più accreditato per ora è mercoledì, vedrò un po' ancora fino alla prossima settimana, ci sarà un aggiornamento comunque al riguardo. Io vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi al canale se per caso l'aveste già fatto e a lasciare un commento qui sotto. Ciao a tutti e buona giornata!